pieno, quindi la sera dai. Il Carnevale delle Frazioni quest'anno è stato organizzato in frazione Vesignano, impegnativo? Sì, abbiamo pensato di farlo a Vesignano perché era una vita che non facevamo più il Carnevale. E visto che quelli di Pasquale ci hanno chiesto se volevamo farlo noi perché loro l'hanno fatto già 2 anni di fila, allora abbiamo detto ma sì, accettiamo questo invito e ci siamo messi su a iniziare a fare tutto il lavoro che c'era da fare, via. In collaborazione col Comune, che ci ha dato un contributo economico, perché la società di Vesignano purtroppo arriva da un incendio, non so se avete saputo, di 2 anni fa che abbiamo avuto non pochi problemi. E quindi niente, abbiamo pensato per i bambini di fare una bella festa qui a Vesignano, fare il giro tutto attorno al paese. Abbiamo chiamato i cavalli da Ivrea con i carri da getto degli aranci e abbiamo pensato di fare una cosa bella, poi adesso vediamo se poi finisce bene, penso di sì. Poi diamo un piccolo rinfresco qui ai bambini, una merenda, ci sarà un po' di tutto, bugie e quant'altro per contentare un po' tutti, bambini e genitori, tutti, via. E speriamo che continui, magari un altro anno di farlo di nuovo, spero. La società sta andando bene, stiamo lavorando per fare qualche manifestazione in più, abbiamo fatto la fagiolata questa primavera, abbiamo fatto la castagnata quest'autunno, stiamo organizzando un po' di manifestazione, via, per vedere se riusciamo a attirare un po' i giovani, perché ci dicono che non facciamo mai niente, Vesignano. E noi purtroppo siamo in pochi, proprio la gente lavora, non ha tanto tempo disponibile, quindi ci aggiustiamo un po' con qualche socio che ci dà una mano e niente, tutto qui.